sottomarino posamine francese varato nel 1931. Concepito in modo da poter posare le mine in territorio nemico senza riemergere, poteva arrivare a una profondità di 80 metri e lavorare con i periscopi a una profondità di 15 metri. Nel corso di 28 azioni, il Rubis depose 283 mine e lanciò numerosi siluri, con il risultato di 14 navi appoggio affondate, 7 cacciasommergibili posamine affondati, un sottomarino danneggiato, una nave appoggio da 4.360 tonnellate di stazza lorda danneggiata. Dopo la guerra, il Rubis fu riportato a Tolone e l'equipaggio fu decorato con l'ordine di merito degli ammiragliati britannico e francese. Il Rubis fu ancora utilizzato per addestramento e sperimentazione di nuovi dispositivi di occultamento. Per risparmiare al sommergibile un triste destino di degrado e corrosione, il 31 gennaio del 58 fu affondato in grande stile nelle acque antistanti Saint-Tropez, per conservare un buon ricordo di una turbolenta parte di storia europea e anche per una certa dose di orgoglio nazionale. Il Rubis oggi si presenta dritto sulla linea di carena, esattamente come 60 anni fa sulle tracce del nemico. Sul relitto si ha la possibilità di rivivere l'avventura di questo assaltatore degli abissi. Una visita alla torretta, agli alloggi delle mine e alla sega di prua per tagliare le reti fanno rivivere al subacqueo una specie di film sulle imprese di questa unità, che ha trovato la pace e il suo ultimo ancoraggio in fondo al mare. Thank you.